capodogli muoiono di plastica, muoiono di plastiche. E allora la cosa migliore è perché non inserire l'elemento preoccupazione. E questa è una cosa che ci riguarda un po' tutti. Giovanni è un giovane capodoglio di circa 25 anni che vive qui nei nostri mari, in particolare nel Santuario Pelagos, un'area marina protetta per i cetacei nel Mar Mediterraneo settentrionale. È la quarta e ultima fase del progetto WeLab che sto curando per il Museo di Geologia e Paleontologia dell'Università di Firenze. WeLab è un progetto di valorizzazione per la Sala della Balena e in questa ultima fase ha visto la collaborazione dell'Associazione Culturale CUT, Circuito Urbano Temporaneo, del contributo scientifico dell'Istituto Tetis e del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio e del gruppo Era Ambiente. Il capodoglio che si vede alle mie spalle è costruito con un'enorme quantità di poli accoppiati, cioè fogli di plastica e di carta adatti a contenere i liquidi come yogurt, latte che stanno all'interno dei nostri frigoriferi. WeLab 4, la quarta fase del progetto WeLab, quella che coinvolge l'allestimento e la presentazione del capodoglio creato da Edoardo Malagigi, si inserisce in un programma più vasto messo in campo dal Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze e in particolar modo dal Museo di Geologia e Paleontologia per poter coinvolgere la popolazione studentesca dell'Università di Firenze a varcare la soglia del museo, a visitare le collezioni e in questo particolare frangente a interessarsi al tema della sostenibilità ambientale.